L'ultimo album è per me è l'album dei contrasti, nel senso che è stato per metà dei brani che sono presenti nell'ultimo lavoro, sono nati diciamo in sala prove, registrando, provando, confrontandosi, mettendo delle idee, sbagliando insieme. Mentre metà degli altri dei brani che sono presenti sono nati in un periodo in cui io sono stato fuori, e quindi questo ha creato un contrasto da un punto di vista proprio di compositivo, emotivo e di relazione con i brani. Però dai contrasti nascono le belle cose. La forma perfetta, occhi di lampo diretti, sfuggenti con la mia testa, la confusione. Non c'è tempo, ho bisogno. Allora, l'ultimo album del complesso di Max è un non lo so io che cos'è, non lo so. E è un lavoro che abbiamo fatto e del quale vado molto fiero, cioè è stato bello, molto bello, e basta. E questo è l'ultimo disco, ascoltatelo e poi fate capire cosa ne penserete, mettete mi piace su Facebook, mettete tutte le cose che ci aiutano a noi, e basta, e questo è l'ultimo disco. Tua idea non trova spazio, la mia via. Complesso di Max è nato inizialmente con una formazione diversa, dove addirittura non c'era neanche il basso. E una sera li ho sentiti suonare in un locale, e alla fine andai da Max, che fra l'altro siamo amici da tanti anni, come Gian Piero anche, e gli dissi: Max, questo gruppo secondo me ti ci vuole un basso. E lui disse: vabbè. Sicché di lì è iniziata questa avventura. Fatto il primo disco, poi è stato il secondo, che è stata un'evoluzione. Non ho più forza, non mi sento all'altezza, la mia coscienza si consuma fra il dubbio e la più amara incertezza. Un elastico il tempo mi riporta al momento, a questo spazio che cerco, dove vivere il senso. La musica nella mia vita rappresenta molto. Se nella mia vita ci sono state tante circostanze, tante situazioni che però poi alla fine non sono riuscito a mantenere, tante persone, tante cose. La musica per me è una cosa che c'è sempre stata, cioè non è iniziata con me, ha continuato con me e c'è sempre, cosa che invece in tante situazioni della mia vita sono un po' uscite, rientrate. Invece la musica è una cosa che mi ha sempre accompagnato fino dall'inizio, quindi credo che alla fine è una cosa su cui ci si possa fare affidamento, ci si può fare affidamento e non la deludi mai, non ti delude mai, e quindi è una certezza. Aspetto al tuo fianco perfetto, è proprio questa la mia idea. Qui trova spazio la mia via. Per l'ultimo album ho avuto un'idea, tant'è vero che è anche il titolo del disco. Me lo sono immaginato mentre scrivevo le nuove canzoni. Mi immaginavo anche come mi sarebbe piaciuto che fosse questo disco. E magicamente questo disco è venuto di più rispetto a quello che io pensassi, e ho la fortuna di avere intorno a me delle persone che sono come dei fratelli,
che riescono a interpretare quello che io scrivo oltre a quello che io mi possa immaginare. Ognuno mette il contributo personale e fa sì che questa cosa diventi qualcosa di più. Questo è l'incontro delle relazioni che fanno sì che si produca qualcosa di oltre, qualcosa di magico, di soprannaturale, ecco. E quindi un'idea è stata un'ottima idea e è venuta meglio della mia idea. Il nostro binario su questo treno sincronizzato ad un pensiero. La musica per me è, potrei dirti, è tutto, è scontato, potrei dirti è imprescindibile, ma è altrettanto scontato. La musica è la direzione, è la mia direzione. La musica nella mia vita rappresenta la mia vita. Non lo so cosa sarebbe la mia vita senza la musica, quindi non so cosa rappresenta tutto, in generale tutto. La musica rappresenta un punto di incontro, un momento di condivisione, di emozione, di espressione con degli amici. Credo che nella vita ci siano due cose, come dice un mio amico. Una sono le relazioni, e quindi le relazioni, quelle d'amore, quelle di amicizia, che fanno sì che noi esistiamo. E l'altra cosa per me è la musica, che c'è sempre stata da quando ero semplicemente ascoltatore, e non è cambiata questa cosa. Sono diventato anche musicista perché ho sentito questa irrefrenabile esigenza da ascoltatore di cercare di sperimentare le emozioni anche dall'altra parte, che sono differenti, e quindi non posso più fare a meno né di un aspetto né dell'altro, che sono comunque uniti chiaramente. È proprio questa la mia idea.